pastore, la campagna, ed è proprio in quest'ultima parola che sembra essere implicito un senso di terra trasformata dal lavoro. Quanto più uno vive solo, sul fiume o in un'aperta campagna, tanto più si rende conto che non c'è nulla di più bello e più grande del compiere gli obblighi della propria vita, quotidiana, semplicemente e naturalmente. Vive in un paradiso, terra mia, eterno sole e la bellezza tua, orgoglio, poesia. Ti canto come canto di l'amore, ti vivo così. È un po' complicato, soprattutto per i figli, perché essendo non... voi avete visto che strada percorriamo, sì. Quindi la facciamo 3-4 volte al giorno, no. È un po' difficile. E questo chiedo anche io aiuto agli amministratori locali, per se uno vuole restare in campagna, vuole fare questa vita. Sì, assolutamente. L'amministrazione locale devono supportarli, aiutarli, incentivarli, ma non solo con strade, e altre cose. No, con anche un sostegno, esatto, anche un sostegno, anche perché queste scene che noi stiamo, che voi state vedendo in questo momento, di questo capretto appena nato, in braccio così, sostenuto in braccio dal contadino, dal nostro Antonio, beh, sono scene che davvero in questo periodo che si avvicina al Natale sono delle scene che dovrebbero sensibilizzare un po', no? la tutela degli animali, no. E del territorio. Guardate, vedete con quanto amore Antonio sostiene questo capretto. Canto come canto dell'amore.